Buongiorno e bentornati su Attori Aperti. Oggi sono tutti in smart working e quindi ho deciso di mettermi qua in questo angolino sul mio balcone. Ci sono comunque dei rumori, ma sono decisamente più adatti alla storia che vi sto per raccontare, che è la storia di Gattone e Cesira. Se ne andavano lungo il bordo di una strada, stretta in mezzo alle colline. Era da qualche giorno che camminavano. Una strana coppia. Lui un gattone, una volta nero ed ora venato di bianco. Lei una gallina rossa bolognese. Scappati tutti e due da abitazioni diverse per diverse motivazioni, si erano incontrati lungo quella strada qualche giorno prima. Lui la seguiva da un poco, affascinato dal dondolare del dietro piumato di lei e indeciso se abbordarla per fare un poco lo scemo o se saltarle addosso per un abbondante libagione. Era stufo di topi di campagna che sanno solo di fungo e squittiscono appena li mordi. Ma il destino aveva in serbo altro. Un'automobile, verde penicillina, una vecchia Fiat 600, manovrata da un vecchio con cappello, come se fosse un'astronave marziana, procedeva lungo la strada facendo il pelo ai paracarri e puntando con una precisione da missile il culo della gallina, zigzagando. All'unisono con il movimento dondolante di lei. Oramai le era addosso. Qualche metro ancora e la rossa bolognese sarebbe diventata l'ennesima vittima dei pirati della strada. Lei, distratta da un verme rosso che si era mostrato tra l'erba vizza a lato strada, non si era accorta di nulla e andava ignara incontro alla sua fine. Sarebbe diventata una macchia rossastra che il lavorio dei copertoni avrebbe allargato sull'asfalto e che la prima pioggia avrebbe fatto sparire in attesa della prossima. L'impatto era ormai inevitabile. Quando, con un balzo degno della sua nobile razza, lui aveva evitato che lei finisse arrotata. Ma Schatzmel, ma che te venni un canker? Mi hai fatto scappare il verme! Disse lei da vera signora, mentre rotolavano avvinghiati lungo la scarpata. Lui non disse nulla, preso com'era dallo svolazzare delle piume di lei e dal contatto con quel corpone appetitoso così diverso dal suo, ma parimenti morbido. Finirono di rotolare contro un tronco. Au! Fece lui rimettendosi sulle zampe e iniziando immediatamente a leccarsi il pelo. Per tutta risposta lei gli beccò il naso e proferì ingiurie incomprensibili per un gatto dei monti, intanto che sbatteva vorticosamente le ali. Ma brutta bestia nigra, brutta bestia! Meggio le tue zampacce dal mecul, che con quegli artigli te me fai il solletico. Ma intanto pensava che quella bestia nera non era poi troppo male. E però era meglio tenersi attente, casomai avesse intenzioni cattive. È il verme. Vuole andare al verme. Che venga un canker anche a quelli, diceva la gallina guardandosi intorno indagatrice. Ma signora, ma non ha visto l'auto? Per poco non le faceva fare la fine dei piccioni di città. Spash! Morti schiacciati in una nuvola di piume, fece il gattone, incuriosito da quella balorda che pensava al verme. Ma che cazzo me ne frega a me dei piccioni? Ma io voglio il verme, che sono giorni che salto il desinare. Dov'è quel fiol d'un can? Guardi, anch'io sono sulla strada da giorni e giorni e a parte qualche ossuto topo di campagna non ho trovato nulla di sostanzioso da mangiare, solo piccoli aperitivi, disse il gattone, fissando le forme rotondette della gallina. Ma non mi guardi così, mica screanzato, eh? So ben cosa vuole fare, tutti così voi gatti, volete sempre quello, poi ci lasciate spiumate per la strada. Disse la gallina che non aveva capito la fame del gatto. Signora, ma lei equivoca i miei sguardi, disse il gatto e continuò. Io ho solo fame, molta fame, e la mangerei volentieri a così rotondetta. E si avvicinò felpato, ma un altro beccone ben assestato sul naso e il furioso battito d'ali lo fecero desistere. E poi quella gallina poco signora gli era simpatica. E va bene, disse. Non le torcerò un capello. È una parola data e io so mantenere gli impegni. E poi mi pare di capire che anche lei si trova in una situazione difficile. Permetta che mi presenti. Piacere, gattone.
Che signore, pensò tra sé e sé la gallina. Piacere ci gira, disse con voce soave e guardandolo di sottecchi. I due si sedettero sul prato, a scaldarsi nel sole del pomeriggio e a raccontarsi la loro storia. Lui era fuggito dalla sua casa di città per evitare l'ennesima scarpa che la sua padrona gli aveva lanciato, per farlo smettere di miagolare e vomitare sul divano il pelo ingurgitato durante le sue sedute di pulizia. Era saltato dalla finestra e scappato per la via, ma non era più riuscito a trovare la strada di casa. Lei viveva in una bella fattoria insieme ad altre sorelle. Ogni giorno il fattore andava a trovarle e le tastava per vedere se avevano fatto l'uovo. E lei di uova ne faceva come un orologio svizzero, a volte anche come due orologi. Ma un bel giorno incominciò a non farne più con regolarità. Prima saltò un giorno, poi due, poi finì che non ne fece più. Un giorno sentì il fattore che le diceva: "Sei vecchia, oramai sei buona solo per il brodo." Si spaventò moltissimo, perché sapeva cosa significavano quelle parole. Aveva già visto, nell'angolo del cortile vicino alla stalla, l'abito di piume delle sue amiche, cui erano state rivolte in precedenza quelle parole, e i loro corpi senza testa pendere dal gancio vicino al recinto. Così, una sera, invece di rincasare nel pollaio, si incamminò lungo il sentiero che portava in paese e poi lungo quella strada stretta dove lui l'aveva trovata. Una storia veramente triste, disse Gattone. Che la tua non è da meno, rispose Cesira. Meglio che andiamo. Possiamo fare ancora un po' di strada prima di trovare un riparo per la notte. E comunque, è meglio avventurarsi nell'incertezza della strada che rimanere ad attendere la fine senza fare nulla, disse Gattone, pensoso, intanto che si tirava su e si dava una stiratina alle zampe. Già, e il me andava on the road che finì in tal brod, disse Cesira, filosofeggiando, e rimise a posto le piume delle ali con il becco puntuto. E questi erano Gattone e Cesira, o meglio, la prima parte di Gattone e Cesira. Dovete sapere che questa è una storia quasi per bambini che ha scritto il mio papà. Ho scoperto questa cosa in questo periodo di quarantena e ho pensato, beh, cosa leggere questa settimana di attori aperti se non questo? E quindi eccoci qua. Questi erano Gattone e Cesira. Attori aperti torna lunedì prossimo. E ci vediamo presto. Un saluto e un abbraccio. Ciao!